Questo programma è dedicato a te da... Bene, tornati in studio con la nuova trasmissione L'anima, corpo, mente e spirito. E quale buon inizio se non questo giardino soleggiato in un prato, in un bosco meraviglioso. E in mia compagnia, naturalmente, porta il sole un volto che voi molto amate, la dottoressa Francesca Erika Poli. Buonasera e ben ritornata nei nostri studi. Grazie, buonasera a tutti. Allora, il titolo che abbiamo scelto per la puntata di oggi è un argomento molto affascinante che trova riscontro in diversi ambiti, che è l'alchimia e le neuroscienze. So che lei è molto, diciamo, esperta di questo, di questa argomentazione, tanto più che proprio, diciamo, settimanalmente, se non mensilmente, lei tiene dei corsi, dei convegni assieme ad una spalla, ad un volto che è molto conosciuto, anche lui ha numerosi seguitori. Stiamo parlando della persona che è qui al suo fianco, ovvero Salvatore Brizzi, che anche lui è scrittore e conferenziere. Buonasera. Salve, e benvenuti. Buonasera. Nei nostri studi. Allora, una puntata davvero molto ricca. Beh, direi che con Salvatore effettivamente annoveriamo una collaborazione che ormai perdura, e il primo seminario che abbiamo co-condotto insieme e co-creato insieme aveva proprio questo titolo, L'alchimia incontra le neuroscienze, dove, diciamo, io ero la portatrice soprattutto dei dati neuroscientifici e Salvatore del sapere alchemico, e ci siamo così integrati e abbiamo scoperto progressivamente quanto effettivamente le nuove ricerche neuroscientifiche toccano il sapere antico dell'alchimia. Quindi oggi parleremo proprio anche di ricerca, di alchimia. Lei, Salvatore, è esperto nella sua formazione, comprende la quarta via di Gurdjieff, le opere di Alice Bailey, poi Blavatsky e poi l'Agni Yoga e l'applicazione pratica dei Vangeli. Quindi stiamo parlando proprio di alchimia. Sì, diciamo che all'interno di tutti questi saperi c'è un filo conduttore, che potrebbe essere un filo conduttore dato proprio dall'alchimia, che poi riguarda la trasformazione di emozioni, quindi trasmutazione del piombo in oro. Quindi stiamo parlando di ricerca spirituale messa in pratica, però lei, dottoressa Poli, viene dal campo medico. Lei, lo ricordiamo, che è psicologa, psicoterapeuta e anche counselor, quindi spiegherà, no, come la psicologia vede questo percorso. Beh, diciamo che abbiamo un grande antesignano dell'alchimia, padre del lavoro psicologico con l'alchimia, che è Carl Gustav Jung. Jung si è occupato tantissimo di studiare, di ricercare prima di tutto su di sé e con i suoi pazienti le vie che erano dei saperi antichi, dall'alchimia alla magia, agli saperi esoterici, persino ha scritto un libro e che poi raccoglie diverse sue lezioni, addirittura sulla psicologia del Kundalini Yoga. Quindi in realtà il tema della ricerca interiore, intesa come trasformazione in stati progressivi, appunto, come diceva Salvatore, dal piombo, cioè da una materia densa, pesante, quella che poi vedremo, ne parleremo, è quella delle emozioni intese proprio come forze che agiscono dentro di noi ma che inizialmente non riusciamo a governare, trasformazione attraverso
passaggi successivi fino al raggiungimento di una verità che può essere solo interiore e può venire soltanto dal contatto progressivo, sempre più profondo, con il sé. Quindi come medico, psichiatra, per fortuna avevo, diciamo così, qualcuno su cui appoggiarmi che ha fatto tantissimo lavoro su questo, ma il bello di essere psichiatra, psicoterapeuta adesso e poter parlare di alchimia è che, a differenza di Jung, io dispongo di tantissime ricerche neuroscientifiche che illuminano alcuni aspetti della trasformazione interiore del vissuto emotivo anche in maniera scientifica, e per cui ci permettono di rivedere tutti i passaggi alchemici anche da un punto di vista della nostra fisiologia cerebrale, addirittura dei cambiamenti di stato che le neuroscienze ci spiegano essere alla base anche dei cambiamenti fisiologici dentro di noi. Quindi questo è un momento di unificazione forte del sapere scientifico con un sapere antico come quello alchemico. Ecco, ma che cosa sono in particolare le neuroscienze? Ce lo può spiegare, perché magari non tutti le conoscono? Questo è vero, questa è una bella domanda, perché ormai le neuroscienze sono come il prezzemolo, questo va detto, e il prefisso neuro è garanzia. In qualsiasi disciplina ormai, se ci si mette prima un neuro, si è sicuri di avere successo. Addirittura ormai abbiamo la neuroteologia, il prefisso neuro è diventato onnipresente. Che cosa sono le neuroscienze? Le neuroscienze sono un grosso filone di sovrapposizione di saperi di derivazione diversa, biologico, fisiologico e medico, che si occupano di indagare quelli che sono i correlati neuroanatomici, quindi quali strutture cerebrali, quali network, quali sistemi neurofisiologici sottendono i nostri vissuti, i nostri stati d'animo, la nostra psicologia, e hanno avuto un grandissimo impulso quando noi abbiamo iniziato a disporre di strumenti come la risonanza magnetica funzionale, come le tomografie, che sono in grado di vedere che cosa accade nel nostro cervello in momenti diversi della nostra vita, quando noi siamo per esempio in meditazione oppure quando invece siamo sottoposti a un forte stress. Il fatto di poter individuare che cosa succede in diverse aree del cervello e poter indagare differenti aree del cervello e correlarle a differenti funzioni ha cambiato completamente il mondo delle neuroscienze. Ci ha fatto capire che, per esempio, noi abbiamo un cervello emotivo che è all'interno del nostro cervello, diversissimo dal cervello corticale, e che presiede a delle forze che sono quelle dell'inconscio. Ci ha fatto capire che esistono delle basi fisiche, scientifiche, per dei fenomeni che prima erano appannaggio solamente della spiritualità, della mistica, dell'esoterismo. Quindi c'è stato un ulteriore sviluppo. Noi nella scorsa puntata abbiamo fatto un bel focus per quanto riguarda la medicina integrata, la medicina quantica, però questi stessi ricercatori, questi stessi scienziati arrivano ad un certo punto che da medici diventano poi filosofi, cioè siamo proprio sul bordo, no? Non è c'è vero. Una definizione di un ambito rispetto ad un altro, perché siamo veramente, prima parlavamo nella scorsa puntata di questi macchinari che sono un dato scientifico, no? Sì. Cioè ti danno dei risultati di diagnostici, di prevenzione, anche di informazione, di correggere la frequenza di un determinato organo rispetto ad una cellula, quant'altro. Qui invece siamo in ambito spirituale. È vero, perché tutti i grandi fisici sono premi Nobel, ma lo stesso nostro premio Nobel Carlo Rubbia hanno dei forti agganci con la spiritualità. Pensiamo a Capra, autore del Tao della fisica, però anche grande studioso di esoterismo e di mistica e di discipline orientali. Direi che tutti i fisici che si occupano o dell'infinitamente grande, quindi dell'astrofisica, dei grandi misteri dell'universo, i buchi neri, gli universi paralleli, la teoria delle stringhe, o dell'infinitamente piccolo, le particelle subatomiche, i quanti, arrivano a un certo punto al confronto, scontro con Dio, con il trascendente, con la filosofia. Ma a differenza di anni fa, molti più fisici si stanno permettendo, direi, il lusso di restituire un posto alla spiritualità come interlocutore della scienza e non come nemico o come antesignano.
Pensiamo al tema della coscienza, quello che ci definisce, cioè l'io sono. Noi siamo coscienti momento per momento, è una funzione della nostra psiche che va dall'essere attenti, come adesso siamo attenti, siamo presenti, a qualcosa di molto più profondo. Io sono Erika, lei è Nicole, per tutto il tempo della nostra vita, anche se abbiamo dei cambiamenti, ci svegliamo, ci guardiamo allo specchio e ci riconosciamo come noi stessi e sappiamo che siamo noi. Questa è la coscienza, qualcosa di profondissimo. Fino a un po' di anni fa gli scienziati continuavano a cercare il substrato anatomico, cioè cercavano quale parte del cervello producesse la coscienza, cioè quale parte fisica. No, non c'è. Poi hanno cercato un network, cioè se c'era un insieme di strutture che assieme, poi hanno cercato una funzione, Tonoli per esempio, funzione di elaborazione di informazioni come coscienza, e adesso abbiamo per esempio un libro straordinario che è quello di Robert Lanza con Bob Berman, intitolato Biocentrismo, dove abbiamo rispettivamente un medico biologo e un fisico quantistico che affermano in maniera chiara il fatto che probabilmente viene prima la coscienza del cervello. Abbiamo cercato per tanto tempo che cosa nel cervello producesse la coscienza, arriviamo con i fisici e i biologi a dire che probabilmente è il contrario. La coscienza produce delle strutture materiali. E questo, dove risiede la coscienza? La coscienza risiede probabilmente in una percezione dell'esserci che in realtà è una rete di consapevolezza che è sottesa alla materia e che in qualche modo le dà origine. E questo è l'assunto di tutte le discipline antiche, mistiche, le grandi filosofie, e cioè la realtà che tu vedi come esterna a te è un'illusione, non perché non esiste, ma perché non è realmente come la vedi tu. E questo lo dice anche la fisica quantistica. È famosissima la frase di alcuni fisici quantistici, per esempio alcune frasi di Bohr, in cui si dice chi non ha capito la fisica quantistica non rimane scioccato, ma chi ha capito bene la fisica quantistica rimane scioccato profondamente, perché la fisica dei quanti ti dice guarda, tu vedi quel divano per esempio su cui lei è seduta e credi che sia solido, in realtà non è così, in realtà quello che tu vedi è la percezione che tu hai delle particelle in continuo movimento di quel divano. Lo vedi come solido per il semplice fatto che i tuoi organi di senso riescono a percepire soltanto alcuni fotogrammi di questo flusso continuo di energia, e per cui l'unica verità è quella che tu hai dentro. E quindi lei che spiegazione dà ad una frase che molti di noi si sono sentiti dire o hanno comunque pronunciato del tipo risponderà alla sua coscienza di fronte ad un determinato fatto magari che ha compiuto non bello? Cioè la coscienza poi non è uguale per tutti, no? Beh, quella poi è l'accezione etico-morale della coscienza. Quello è il senso, quando si dice ne risponderà alla sua coscienza, si intende dire ne risponderà a un giudice interno, che è una delle funzioni della coscienza. Forse l'unica che noi abbiamo conservato, siamo abituati a trattare con la nostra coscienza intesa come un giudice interno, ma in realtà questo è un modo di vedere la coscienza mentale, un modo di intenderla molto razionale. La mia coscienza è quell'ente morale che mi dice che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. In realtà la mia coscienza è quella funzione, se così possiamo dire, dentro di me, che quando chiudo gli occhi e sto in silenzio e osservo scorrere i pensieri, mi fa percepire che io ci sono comunque. Tant'è che, per esempio, proprio ieri eravamo a Torino con Salvatore, abbiamo tenuto un seminario insieme e Salvatore ha aperto il seminario facendo fare un esercizio di presenza di qualche minuto che era proprio centrato su questo. Salvatore. Sì, infatti collegandomi a quello che ha appena detto Erika, la grossa confusione riguarda la non località della coscienza, cioè la coscienza sottende la materia, non è che viene prodotta ed emerge dalla materia, quindi non emerge dal cervello, ma è alla base di tutto, del cervello, del corpo, delle nostre ossa, delle pareti di questa stanza. Quindi è proprio un decidere che cosa sono veramente, sono solo quella personalità meccanica che penso di essere, che serve a interagire con le altre persone nella quotidianità, o sono qualcosa di più profondo?
Ecco, l'alchimia, così come le moderne neuroscienze, stanno portando l'essere umano a fare questa scelta, perché esistono tutti e due questi aspetti. Quindi c'è l'aspetto personalità più meccanico, reattivo, e poi c'è un aspetto profondo che viene dimenticato, che però sta sempre dietro, sta a fondamento di tutto il resto e spinge perché vuole la sua parte, vuole tornare alla coscienza, appunto. Quindi, dottoressa Poli, siamo passati dall'aspetto alchemico delle neuroscienze, cioè proprio l'aspetto fisico, a quello più spirituale. È un po' la doppia faccia, quella che, il doppio aspetto che lei tratta nel suo libro, quello che lei ha scritto, Anatomia della coscienza quantica, uno degli ultimi libri che lei ha scritto, dove prima ha analizzato la medicina quantistica, come abbiamo detto prima, e dopo invece si analizza questa parte. Sì, tra l'altro Anatomia della coscienza quantica è stato davvero un libro percorso anche per me. Non che quelli precedenti non lo siano stati, ma sono arrivati a completamento di un percorso che già era accaduto. Nella stesura invece di questo libro ho potuto sperimentare in prima persona l'effetto che aveva su di me approfondire, studiare la fisica quantistica e confrontarmi con concetti come il vuoto quantistico, per esempio il fatto che la nostra realtà sia fatta per quasi il 99% di vuoto. Carlo Rubbia ha preso il Nobel su questo, lo studio della struttura dell'atomo, in cui lui ha dimostrato che in realtà la massa dell'atomo è una percentuale infinitesima rispetto all'intera dimensione atomica, che è fatta di vuoto. Considerare che noi viviamo in una realtà che per noi è solida, ma di fatto non è così, e che ci sono fenomeni che per noi sono invisibili perché sono invisibili ai nostri sensi e che in realtà sottendono quella che per noi è la realtà materiale. Mano a mano che io approfondivo questi studi, raccoglievo ricerche, ci sono delle ricerche molto belle anche di neuroquantistica, cioè di fisica dei quanti applicata alle scienze del pensiero, che per esempio ci dimostrano che noi elaboriamo dei pensieri con una certa frequenza, e quindi abbiamo ogni tot millisecondi l'emersione di un pensiero alla nostra parte cosciente, ma al di sotto di questi il nostro cervello continua a produrre lavoro e informazioni, processa informazioni con una velocità molto maggiore, si stima di 10 alla 27esima ogni millisecondo, cioè esiste un'intelligenza che lavora al di sotto di ciò che noi percepiamo in maniera cosciente e razionale e che processa informazioni molto più velocemente e che del resto fa sì che noi restiamo in vita e accadano dentro di noi miliardi e miliardi di processi ogni secondo. Mano a mano che io mi addentravo in questi studi, mi accorgevo che succedeva qualcosa nella mia coscienza, cioè qualche cosa cambiava dentro di me. Mano a mano il fatto che la mia mente razionale comprendesse questi studi e quindi assimilasse questi concetti faceva sì che la mia mente razionale si spegnesse, cominciasse a parlare di meno e lasciasse il posto a qualcun altro in un certo senso, cioè a un contatto con una coscienza che potremmo definire impersonale, anche se questo termine non mi piace perché è freddo, ma con un senso di appartenenza a un flusso e a un processo che sottende le nostre azioni intese come meccaniche in sé per sé. Mano a mano che io scrivevo il libro, alle volte mi sembrava che il libro si scrivesse da solo, cioè qualcun altro lo scriveva e io ero presente in quel momento, ma al tempo stesso mi accorgevo che i pensieri arrivavano secondo un flusso che era ben al di là della mia volontà. E questi sono gli stati di coscienza cosiddetta espansa o allargata che per esempio tutti i mistici e tutti gli yogi sperimentano entrando in meditazione o entrando in uno stato di particolare concentrazione interiore, o che si sperimentano per esempio nella quarta via di Gurdjieff o con le danze sacre, stati in cui noi non siamo nella coscienza ordinaria, cioè lo spazio-tempo non esistono più, c'è una sorta di dilatazione del tempo e noi abbiamo una percezione che è assolutamente vera di una nostra continua correlazione con una rete, di una sorta di flusso sincronico in cui gli eventi hanno un significato, le persone che incontriamo non sono casuali, e invece che utilizzare come forma mentale quella del pensiero razionale, logico-deduttivo, usiamo il potere dell'intuizione, che è una forma di conoscenza completamente diversa da quella del pensiero razionale e che è la forma
tipica di espressione dell'anima. Noi abbiamo una mente che usa i pensieri e li concatena uno dopo l'altro, e abbiamo un'anima che invece li fa emergere dal mare dell'essere come delle intuizioni che arrivano sotto forma di immagini, sotto forma di sensazioni. Quando noi entriamo in quello stato, noi abbiamo accesso addirittura ad un funzionamento cerebrale e fisiologico diverso. Cambiano gli ormoni, cambiano i neurotrasmettitori che agiscono nel nostro corpo, cioè siamo esseri che funzionano in una maniera diversa, e questo dal punto di vista della medicina è interessantissimo, perché vuol dire attivare in una persona un funzionamento che parte da uno stato di coscienza espansa e riesce a modificare la sua fisiologia. Non è un caso che, per esempio, il fakiro, tanto per fare un esempio che magari è più banale ma che fa capire che cosa intendiamo, il fakiro riesce a stare su un letto di chiodi e non sentire dolore, o che sotto ipnosi cambiano le risposte del sangue e i tempi di coagulazione, e l'attivazione del sistema non è più quella simpatica ma è quella parasimpatica, si disattiva l'emisfero sinistro e si attiva il destro. Cioè noi abbiamo degli stati di coscienza che possono modificare la fisiologia del corpo. Ecco, ma lei sta parlando in maniera ipnotica, perché la sto seguendo, ma in pratica noi come possiamo entrare in contatto con il nostro sé più profondo? Perché lei l'ha fatto studiando, penso, questi testi difficilissimi che non sono alla portata di tutti, perché lei ha una base, che ha un curriculum che è davvero notevole, e attraverso anche la stesura di questo libro lei è entrata in questa coscienza universale. Ma in pratica come noi esseri normali possiamo entrare nel contatto nostro più profondo? Ma intanto mi auguro che sia così, è stato così con il mio primo libro e mi auguro che sia anche con questo. Mi piace l'idea di avere potuto nel libro anche trasmettere in forma divulgativa questi concetti, in una maniera tale che una persona... Che era Anatomia della guarigione, no? Il primo libro, sì. E anche in questo ultimo, Anatomia della coscienza quantica, il mio intento era proprio quello di trasferire dei concetti che possono essere difficoltosi da reperire autonomamente e di renderli invece digeribili in una maniera tale che una persona, leggendo il libro, faccia un'esperienza di questo tipo, cioè faccia un'esperienza di viaggio in una coscienza quantica, per la quale in realtà non serve avere conoscenze scientifiche, basterebbe stare in presenza. E su questo passo la palla a Salvatore, perché lui è un esperto della presenza. Sì, se si può dire esperto di una cosa che in realtà quasi non esiste, è aleatoria, però allo stesso tempo è forse la cosa più concreta, qualcosa su cui davvero possiamo contare, perché come ha detto prima Erika, la nostra coscienza è l'aspetto più basilare, cioè ciò di cui siamo sicuramente certi è che in questo momento esistiamo, cioè la presenza è semplicemente il fatto di esserci. Io sono sicuro che ci sono, poi posso avere dei dubbi su da dove arrivano questi pensieri, per esempio, se le emozioni che provo sono davvero reali oppure sono indotte dall'esterno, però sul fatto che ci sono, che sono presente, beh, su questo non ci sono dubbi, nessuno può metterlo in dubbio e soprattutto non devo acquisirlo dall'esterno, cioè nessuno mi deve convincere che sono presente, è un qualcosa di davvero innato. Bene, questa è la base di partenza da cui strutturare poi tutto il lavoro. Ma in realtà è sia il punto di arrivo sia il punto di partenza, entrambi. Perché alla fine si arriva comunque sempre alla presenza, semplicemente in uno stato superiore. Il collegamento con il sé, l'identificazione con il sé, cioè con l'aspetto più profondo. Per banalizzare potremmo chiamarlo l'anima. E comunque la presenza fa sì che progressivamente ci distacchiamo dall'aspetto esterno, cioè dal corpo, dalle emozioni e dalla mente. Quindi cominciamo a osservarci dall'esterno, esattamente come fa uno scienziato che vuole studiare qualcosa, vuole studiare un fenomeno. Quindi ognuno di noi all'interno di questo percorso comincia astraendosi da sé, guardandosi da fuori e cominciando a vedere come funziona. Perché noi non sappiamo come funzioniamo. Nessuno ci ha dato il libretto di istruzioni quando siamo nati, per cui dobbiamo imparare a conoscerci. E allora l'aspetto più importante è proprio quello di imparare a vedersi da fuori. E come possiamo farlo? Beh, con l'intenzione.
Semplicemente domani mattina mi sveglio e decido, ok, da oggi si inizia a lavorare su di sé. Quanto tempo riuscirò a ricordarmene? Perché il punto centrale è questo. Mentre lo dico. Ecco, tutte le volte che me lo dico, che me lo ripeto, noi adesso per esempio stiamo parlando di presenza, per il solo fatto che ne stiamo parlando siamo più presenti. Se io chiedo, sei presente in questo momento? Cerco di seguire. L'altra persona, almeno in quel momento deve esserlo, per forza, perché è stata richiamata a sé, si dice. Dov'è il problema? Che finita la trasmissione, ognuno va a casa sua e perde la presenza, cioè si dimentica di sé. Il ricordarsene si chiama infatti ricordo di sé, tecnicamente. E si tratta di trovare la forza di volontà, il coraggio anche, sotto un certo aspetto, di continuare a farlo durante il giorno, di ricordarsi di questo. Perché altrimenti i problemi della quotidianità ci sommergono e ci identifichiamo con questi problemi. Quindi perdiamo noi stessi per identificarci con qualcosa che in realtà è esterno. Non che non abbia valore, non che tornando a casa dai miei figli, da mia moglie, tutto ciò che faccio, che penso, che mi succede non abbia valore. Ha valore, però non devo perdermi all'interno di queste cose. Perché quello è il modo migliore per perdere la coscienza. E ti ritrovi a vivere sempre nella periferia invece che al centro. Quindi ricordarsi di sé, tornare alla presenza, significa proprio questo, recupero il centro e smetto di perdere tutte le mie energie nella periferia. Questo non vuol dire che non continuo a essere un buon padre di famiglia, una buona madre di famiglia, comunque resto all'interno del mio ruolo e che non sono più identificato con quel ruolo. Cioè letteralmente non perdo la mia energia non viene risucchiata dall'esterno. Posso stare con i miei figli ma non essere risucchiato dai miei figli. Da un certo punto di vista il termine coscienza porta già dentro di sé l'idea di una dualità, coscienza, scienza con, cioè io conosco con, cioè esiste una parte di me che vive tutto quello che accade ed esiste una parte di me che la guarda, che la osserva. Il fatto solo che io mi possa chiedere che cosa sto facendo in questo momento, chi sta pensando quello che io sto pensando, introduce un dialogo interno tra me e me. Esiste una parte di me che agisce e una parte di me che può osservare. E la parte che può osservare è un potentissimo rifugio. È lì dove accadono le trasformazioni, è lì dove la notte si riparano le ferite, è da lì che provengono i sogni, le immagini che curano l'anima. La parte che può non coincidere anche con una malattia. Quando le persone ricevono una diagnosi, ricevono un'etichetta, e diventano quella cosa lì. E quando diventano quella cosa lì perdono potere, perché smettono di essere qualcuno, diventano la loro malattia. Allora il primo atto di guarigione, l'inizio, il primo passo di un processo di guarigione è di recuperare l'identità. Io sono io, ho in questo momento in atto questo processo, ma non sono questo processo. Ci sono a volte delle persone che vengono da me e si presentano con l'etichetta. Io sono un DAP, sono un disturbo d'attacchi di panico, io sono depressa. Sono diventati quella malattia lì. Il primo passo per far star meglio una persona è di non coincidere. Io ho uno stato d'animo depresso, non sono la mia depressione. Noi stiamo bene quando riusciamo a vivere questo mistero, perché di fatto noi siamo un mistero, di essere contemporaneamente nel mondo, nelle cose che facciamo, questo lo dice molto bene Eckhart Tolle, dice ricordati di essere nel mondo ma non del mondo. Noi siamo esseri che hanno un piede in tutto quello che fanno e nella materia e un altro piede da un'altra parte. Siamo fatti di stelle, le nostre molecole provengono da lì e noi non possiamo estromettere questo da noi. Quando noi estromettiamo questo, quando noi estromettiamo la dimensione del trascendere, cioè dell'essere contemporaneamente qui ma anche non qui, cioè quando ci dimentichiamo di questa nostra duplice natura, noi cominciamo a stare male, perché in realtà ci disconnettiamo profondamente da noi. Ecco, lei ha accennato di un discorso molto importante, ovvero la difficoltà di entrare in contatto con la propria malattia. Beh, questo è un tema che chiaramente essendo medico mi ha sempre interessata. È sempre stato un tema centrale, quello di penetrare, se vogliamo, anche i segreti, i misteri che ci sono dietro all'ammalarsi e al guarire. Perché una persona si ammala e l'altra no.
perché di fronte a una identica diagnosi una persona va in un certo modo e un'altra in un altro, perché persone esposte agli stessi fattori di rischio producono certe malattie e altre no, perché su 10 fumatori qualcuno sviluppa il carcinoma polmonare e altri no. Questa è una domanda che come medico non mi ha mai abbandonato, così come anche perché alcuni guariscono in maniera straordinaria. Cos'è che succede in loro? Cos'è che attivano che gli altri non riescono ad attivare e che tantomeno i medici riescono a capire? Infatti le chiamano guarigioni straordinarie. In anatomia della coscienza quantica, in un certo senso, ho proseguito a cercare delle risposte a questa domanda che era già nel mio primo libro, e alcune risposte o almeno alcuni indizi di risposta derivano proprio dalla coscienza. Cioè c'è nel prendere coscienza di te e nel vivere nella coscienza una possibilità di guarigione a livelli profondissimi, perché in quel momento tu attivi un altro funzionamento che, come dicevamo prima, è anche di tipo fisico, e raggiungi una parte di te che è realmente al di fuori dello spazio-tempo e delle leggi della materia. Una parte che è invisibile, che appunto, come diceva Salvatore, si può chiamare anche anima, ma che adesso forse è un termine un po' abusato, dove ci sono i pilastri del tuo essere, che non sono quelli della materia. Lì tu cominci a capire quanto i tuoi pensieri creano la realtà, quanto i pensieri che tu fai si traducono in forme che poi si manifestano nel tuo corpo. Lì cominci a capire che esiste un collegamento tra tutte le tue attività di coscienza, cosa pensi del mondo, cosa pensi di te, cosa pensi della vita, che tipo di aspettative hai, che tipo di credenze hai, se credi nello spirito oppure no, e quanto questo determina le risposte della tua biologia. L'epigenetica e tutti gli studi che adesso ci sono sul DNA come entità non solo materiale ma anche vibratoria, che addirittura risponde al linguaggio, ecco la ragione dei mantra per esempio, l'utilizzo dei mantra o delle preghiere ha un'azione addirittura, oggi sappiamo, ce lo dicono studiosi russi come Gargiaev o Poponin, ha un'azione sul DNA. Perché? Perché da uno strato profondissimo dell'essere che è dentro di noi, che vibra, che è invisibile, che è ovunque, non locale, come diceva Salvatore, noi abbiamo un impatto sulla materia. E quindi la biologia risponde a una rete che è sottesa alla materia, che è impalpabile, che è invisibile, ma che in realtà è quella che la crea. Del resto le nostre religioni, prendiamo anche la nostra religione cattolica, nella Genesi, no? Nella Bibbia abbiamo il libro della Genesi, in cui si immagina che questa entità divina, Dio, crei attraverso che cosa? Attraverso la voce, cioè attraverso un suono, una vibrazione. Allora, quando noi rientriamo dentro di noi e prendiamo una distanza da quello che c'è fuori, incontriamo dei suoni interni, la voce interiore, e quella voce lì ha un potere. Ma naturalmente, se noi lo facciamo soltanto saltuariamente e poi ci lasciamo portare e dilavare da tutto quello che accade e andiamo a coincidere con quello che accade giorno per giorno, con il nostro fare, non abbiamo poi il potere sufficiente di attivare questo canale. E quindi è per questo che nel libro analizzo le varie tecniche che vanno dalle psicoterapie fortemente centrate sulle emozioni, alle tecniche corporee, alle tecniche di meditazione, all'utilizzo dei mantra, cioè sistemi che ci permettano di riconnetterci a questa parte di noi. Ecco Salvatore, lei ha scritto diversi libri, ma in particolare oggi mi piacerebbe parlare con lei appunto di Officina Alchemica. Molti di noi, purtroppo la nostra società è infelice, siamo tutti infelici, la maggior parte. Ci ricordiamo molto più spesso degli eventi, quelli brutti, no? Che ci hanno cambiato la vita, che ci hanno segnato. Magari siamo tutti sotto stress perché di corsa dobbiamo produrre, dobbiamo guadagnare, dobbiamo mantenerci, dobbiamo pensare ai figli, ai genitori. Siamo presi dalla vita. Però lei ha scritto questo libro, e so che tiene anche diversi incontri, dove lei insegna l'alchimia come via per la felicità incondizionata. Ma è davvero possibile? E in che modo? Sì, è davvero possibile. È possibile, ma occorre un lavoro. Non è obbligatorio, a dire la verità, nel senso che ci sono dei casi... Beh, tutti vorremmo essere felici, no? Sì,
tutti vorremmo esserlo. Dicevo, non è obbligatorio dover fare un lavoro e faticare per diventarlo, potrebbe accadere anche istantaneamente. Questo riguarda quegli episodi che vengono chiamati episodi di illuminazione. Le illuminazioni, quelle istantanee, improvvisamente ti si apre il cuore, ti identifichi con la tua parte più profonda e vedi il mondo in maniera completamente diversa. Oppure, se non ti è successo, inizi un lavoro su di te. E da lì nasce tutta la tradizione dell'esoterismo che riguarda anche tutte le varie religioni, perché l'esoterismo esiste in realtà all'interno di ogni religione ufficiale. Bene, questo lavoro si basa sulla trasmutazione, bisogna trasformare quello che abbiamo già. Abbiamo un apparato psicofisico, quello che viene chiamato la macchina biologica umana, e da lì dobbiamo cominciare. Il materiale c'è tutto, perché abbiamo un materiale che è sia fisico sia psichico, e quindi da lì possiamo cominciare per questa trasformazione. Alla fine della trasformazione ciò che otteniamo è una visione completamente ribaltata della realtà. Quindi non è che la nostra felicità deriva dal fatto che gli altri cambiano, ma deriva dal fatto che noi siamo in grado di interpretare tutto quello che ci accade in maniera corretta, non in un altro modo, perché ci sono vari modi, ma solitamente interpretiamo la realtà in maniera scorretta, ossia vediamo una realtà che è al contrario e pensiamo che sia l'esterno a influenzarci. Esempio concreto. Esempio concreto. Perché... Così facciamo subito un esempio di trasmutazione. Accade un evento nella mia vita che mi fa ingelosire. Quindi mia moglie fa qualcosa, mio marito fa un qualcosa che mi fa stare male. Allora, apparentemente che cosa è successo? Un evento esterno è accaduto a caso nella mia vita, non me l'aspettavo, è successo. Io non sono responsabile. Questo evento mi fa stare male e quindi provo un dolore che a volte addirittura può essere addirittura fisico, cioè persone che hanno la nausea al plesso solare, perché questo dolore è troppo forte e quindi coinvolge sia la psiche sia l'aspetto fisico. Bene, che cosa fa l'alchimista o comunque chiunque lavora su di sé? Si pone la domanda successiva, ossia perché mia moglie ha fatto quella cosa? Perché mio marito, mio fidanzato, i miei figli hanno fatto quella cosa che mi fa stare male? Quindi la causa del mio star male non è più esterna, semplicemente l'evento esterno che l'ha causato. Ma che cosa ha causato l'evento esterno? Perché se vado a indagare scopro che in realtà è un mio atteggiamento interiore, è qualcosa che io ho all'interno, che deriva probabilmente da ferite molto antiche, molto vecchie, che riguardano la mia infanzia, che riguardano addirittura la fase ancora gestazionale. Queste ferite fanno sì che nella mia vita si ripetano sempre determinati eventi simili e che scatenano dentro di me dei malesseri, quindi delle reazioni, e che io poi pensi che sia l'evento che mi ha fatto star male. In realtà io ho creato inconsciamente l'evento. L'evento ha fatto emergere l'emozione. Quindi solitamente alla persona comune manca un pezzo. Per questo motivo dà la colpa all'esterno, alle persone. E quindi quando io ho riconosciuto, cioè ho ribaltato la visione della cosa, poi come proseguo? Da lì inizia il lavoro, perché allora devo stare sull'emozione. E quindi che io lo faccia da solo, davvero alchimista, perché l'alchimista lavorava da solo, addirittura fino quasi a uccidersi, perché faceva esperimenti all'interno di sé e all'esterno di sé. O lavoro da solo o mi faccio aiutare da qualcuno, mi faccio aiutare da un terapeuta, mi faccio aiutare... anche sia dalla medicina ufficiale sia dalla medicina non ufficiale, comunque qualcuno che mi aiuta in questa direzione, cioè nel riuscire a elaborare quel dolore, sapendo che è quel dolore a causare gli eventi. Però io metto l'accento proprio su questa fase, che è la fase iniziale. Il ribaltamento della visione è forse l'aspetto più importante, perché lì abbiamo già fatto, secondo me, l'80-90% del lavoro. Il resto si tratta solo di utilizzare la tecnica giusta per arrivare a questo scioglimento interiore. E comunque partiamo sempre dalla presenza. Cioè la prima tecnica fondamentale è che quando sto male entro in uno stato di presenza, immediatamente. Sto male, ok, io dimentico l'oggetto esterno, non me ne frega niente di quello che ha fatto. Sto male è un problema mio, primo. E quindi sto in presenza sul mio star male. Questo è l'essenziale. Poi quanto tempo ci impiego e quale tecnica utilizzo per riuscire a sciogliere questo blocco, quello è un altro discorso. Ma intanto il passo più grande è stato fatto nel momento in cui mi rivolgo all'interno, invece che dare la colpa, come sempre, all'esterno. Quindi, dottoressa, lei in questo caso specifico come interverrebbe? Sicuramente quello che può essere l'apporto del terapeuta, nel momento in cui la persona
abbia preso coscienza dell'esistenza di un problema emotivo interno può essere quello, e adesso ne parliamo, di aiutarla nell'elaborazione di questi copioni che in qualche modo continuano a risuonare, ma molto spesso arrivano persone che invece portano al terapeuta problemi della realtà esterna e quindi arrivano con la richiesta iniziale, e cioè mia moglie mi tradisce oppure sospetto che mia moglie mi tradisca, sto male per questo, e allora addirittura dobbiamo fare prima un lavoro di presa di coscienza di quello che diceva Salvatore, e cioè in che modo questo evento esterno rappresenta un problema per te, cioè spostare il focus dall'esterno all'interno. Questo è il primo passaggio, perché finché noi riteniamo che i nostri malesseri derivino da eventi che ci accadono, noi non avremo mai il potere di cambiarli. E tra l'altro questo è un inganno che sta alla base anche di alcuni percorsi psicoterapeutici. La psicoterapia, come dire, tradizionale si è abituata a questo inganno concettuale secondo il quale il trauma va ricercato come causa del tuo malessere. Quindi tu stai male e hai un problema perché? Una volta trovata la causa, allora si risolverà. E noi sappiamo che non è così. Spesso le persone passano anni in terapia. Se il marito tradisce, cioè non è che se io riconosco il mio trauma iniziale, il marito smette di tradire, no? Ma il punto è che tipo di posizione voglio prendere io nella mia vita rispetto al fatto che il marito mi tradisce. Io ho una libertà di scelta rispetto a questo. Io posso scegliere che posizione prendere e posso scegliere di leggere il tipo di reazione che ho al tradimento, per esempio, del marito, come un indizio di chi sono io, perché le reazioni possono essere tra le più svariate. Allora, in un caso io ritengo che il mio problema sia legato al fatto che mio marito mi tradisce. Nell'altro caso, invece, io mi occupo di come sto, di cosa provo e di che cosa dice di me la mia reazione al tradimento. Quindi sposto completamente il focus sul dentro. Non conta più che cosa ha fatto mio marito, quindi posso anche lasciare lì quello che accade. Conta che cosa sto provando io, perché che cosa sto provando io fa risuonare le mie memorie, i miei trascorsi, i miei copioni, dice qualcosa di me, e io grazie a quell'evento ho l'opportunità di conoscermi più profondamente e molto probabilmente di trasformare qualcosa. Allora lì parte il percorso emotivo, che deve essere centrato fortemente sul sentire corporeo. L'elemento trasformativo, realmente trasformativo di una terapia è il fatto di sentire nel qui ed ora che cosa tu provi proprio a livello fisico. Non di parlare del perché tuo marito ti ha tradita eventualmente. Sono molte psicoterapie che vanno avanti con riflessioni, interpretazioni di tipo intellettuale, andando alla ricerca delle cause. In realtà quello che a noi interessa, una volta spostato il focus all'interno, è stare con la persona nel qui ed ora di quello che sente e permettere all'emozione di emergere alla coscienza in tutta la sua intensità. Solo quando una persona riesce a tollerare, costruire la capacità di tollerare il sentire dell'emozione, non importa da dove viene, allora cambia stato di coscienza, perché l'emozione ha un potere trasformativo, ha un potere riparativo, curativo, che è dato dal fatto che l'emozione è un'energia. Per cui quando tu riesci a tollerare il crescere, il salire di quell'intensità, riesci a stare presente alla tua rabbia, al tuo senso di umiliazione, alla tua vergogna, alla tua tristezza, e riesci a tollerarla, l'emozione che scorre dentro di te e che scorre nel tuo corpo è in grado di mutare il tuo stato interno. E questo io lo vedo regolarmente. Non avevo mai pensato questo aspetto del proprio. Questo è l'aspetto alchemico dell'emozione. Questa è alchimia. Questo è proprio l'aspetto alchemico della trasmutazione delle emozioni. Anche perché è più facile in questo modo, diciamo, vedere, no? la reazione a livello fisico, non avevo mai pensato a questo aspetto. Quando noi, e questo è stato l'elemento che ha modificato il mio modo di lavorare e che è alla base delle nuove forme di psicoterapia centrate sulle emozioni, che stanno nel qui ed ora, che partono dal corpo e che tengono la persona lì nel sentire, perché nel momento in cui tu senti, tu ci sei, tu sei cosciente.
Quando le persone fanno questo e attraversano la rabbia, l'odio, il senso di colpa, fino anche arrivare all'amore, perché in fondo quando noi odiamo, l'altro versante dell'odio è l'amore, è il legame, è l'attaccamento, quando fanno tutto questo passaggio che appunto è alchemico, cambiano letteralmente prospettiva. Io ho avuto persone che sono arrivate da me dicendo: mio padre era violento, è lui il responsabile dei miei problemi, beveva e ci ha rovinato la vita, e hanno concluso il percorso dicendo: beh, sa cosa le dico? Non importa com'era mio padre, quello che conta è chi sono io, e tutto quello che mi è accaduto ha definito la mia unicità di persona, e adesso sto bene, e quello che ho vissuto rappresenta la mia storia. Avevano cambiato completamente la prospettiva, e questo sì, le ha dato potere. Poi le ferite, bene o male, le abbiamo avute tutti, solo che dobbiamo poi fare il passo successivo, non è che possiamo vivere tutta la vita con la ferita, no? Iniziale o quella predominante. Cioè, in fondo, l'alchimista, e qua mi piacerebbe sentire cosa ne pensa Salvatore, in fondo l'alchimista vuole penetrare dei segreti, dei misteri e avere potere su delle forze. Però questo lo facciamo subito dopo la pubblicità. A tra poco. Questo programma è dedicato a te da... In studio, piccolissima pausa pubblicitaria, stavamo dicendo con Salvatore Brizzi in che modo l'alchimista può o vuole governare queste forze che sono interiori. Sì, mi collego a quello che ha appena detto Erika, cioè il punto essenziale è stare sulla presenza quando arriva l'emozione, quando l'emozione sorge. Stiamo parlando di un'emozione negativa in questo caso. Quando questa emozione arriva, dobbiamo cominciare a considerarla non più dal punto di vista morale: è giusto e sbagliato provare questa emozione, o sono sbagliato io perché la provo, ma semplicemente è un'energia che sento dentro di me. È un'energia dovuta a un attrito, perché nel mondo sta succedendo qualcosa, cioè nella mia vita sta accadendo un evento e io non accetto questo evento. Questo crea l'attrito. Questo è un altro dei punti essenziali, adesso non abbiamo tempo per svilupparlo completamente. Però succede perché mi accadono queste cose, perché ho la malattia, perché... Sì, giusto? Infatti, uno non riesce a trovare una giustificazione, né mentale né di altro tipo, e quindi la prima reazione è un attrito, e questo attrito a ciò che sta accadendo, e che è così com'è, perché il mondo è così com'è, questo attrito, il fatto che io non lo accetti, fa sì che cominci a star male. Questo star male è in realtà questa energia, cioè deriva dall'attrito. E semplicemente, io faccio sempre l'esempio della lampadina. La lampadina crea luce perché? Perché all'interno c'è una resistenza, ed è proprio la resistenza a creare più luce. Quindi che cosa succede? Che io resisto a un evento del mondo, freno, dico: oddio, che cosa sta succedendo? Questo non va bene. Ma questa resistenza da una parte mi crea dolore, perché appunto è una resistenza, ma d'altra parte crea luce, cioè crea più coscienza. Io posso evolvere proprio grazie a questo attrito che si crea. Quindi mi ritrovo con all'interno questa emozione, ma questa emozione, se io grazie alla presenza riesco a sentirla totalmente, a un certo punto non la percepisco più come emozione, ma semplicemente come fuoco. E questo è proprio il nome tecnico con cui viene chiamato, è fuoco. Nella religione viene chiamato spirito, ma è la stessa cosa. Infatti nell'iconografia lo spirito spesso è rappresentato con una fiamma sulla testa dei santi. Bene, questo fuoco è il risultato finale della trasmutazione, cioè io dopo aver elaborato il mio piombo, dopo aver elaborato il mio veleno, perché viene anche chiamato in questo modo, posso ottenere un farmaco, posso ottenere l'oro. Quindi il piombo diventa oro, il veleno diventa farmaco.
perché proprio da quel dolore io ottengo un livello di coscienza superiore. E questa è in realtà la spiegazione, ovviamente fatta in due parole, ma di tutto quello che è il processo alchemico dentro di noi. Quindi improvvisamente da essere vittima mi ritrovo qualcuno che è in grado di trasformarsi e dopo aver trasformato l'interno, come conseguenza cambia anche la realtà esterna. Per cui prima lei diceva, ma il mio marito smette di tradirmi se io all'interno di me faccio un lavoro? Sì, anche, può succedere. Oppure semplicemente cambio marito, ma il mio prossimo partner non mi tradisce più. Perché qual è il guaio del non lavorare su di sé e di volere solo eliminare la causa esterna? Che eliminando la causa esterna non ho eliminato la vera causa, che è quella interna, come dicevamo prima. Quindi succede che incontro un altro partner che mi dà gli stessi problemi del precedente. E quindi continuo a vivere una reiterazione del mio passato. Io dico spesso che ciò che stiamo vivendo adesso è una fotografia del nostro passato. Noi non viviamo il presente, viviamo il passato. Tutto quello che ci è accaduto e che ha creato una certa psicologia dentro di noi produce quello che stiamo vivendo. Quindi ogni giorno viviamo il nostro passato. Per poter vivere un vero futuro, dove non c'è solo una ripetizione delle cose che mi sono già successe, devo acquisirne un diritto. Si dice nell'esoterismo che non tutti gli esseri umani hanno diritto a un futuro. Vivono tutti un passato e lo ripetono. Ma per acquisire questo diritto devo trasformare il mio presente. Quindi l'unico lavoro che posso fare, l'unico lavoro utile che posso fare per diventare un mago, quindi non solo un alchimista ma anche un mago, e trasformare il mio futuro, è lavorare nel presente. Perché la mia emozione, il mio dolore è nel presente e quindi è qui che devo lavorare. Più che attraverso un'analisi che mi fa capire quando è nato questo dolore, quando è nato questo trauma, un po' quello che diceva Erika prima. L'importante è stare qui, perché il dolore è qui e qui avviene la trasmutazione. Allora acquisisco il diritto di avere un futuro. E in che modo possiamo parlare di infelicità, cioè di felicità incondizionata? Sembra un paradosso, Nicole, però l'ho sperimentato tante volte, anche personalmente e soprattutto anche professionalmente. Quando si compie questa trasmutazione, o comunque quando comincia a mettersi in atto, si può essere felici anche nel dolore. Noi crediamo che la felicità, ma perché questo è un pensiero mentale, crediamo che la felicità dipenda dal fatto che le cose ci vadano bene e che abbiamo solo emozioni positive. Questa è la mente. La mente che definisce ciò che è buono e ciò che è cattivo, ciò che è bene e ciò che è male. Ma in realtà, quando noi siamo veramente presenti, stiamo nel sentire dell'adesso, noi possiamo persino essere felici in un momento di grande crisi. Perché? Perché ci siamo, perché riconosciamo profondamente il fatto che siamo presenti a noi e iniziamo a percepire una sorta di potere che ha nelle nostre mani e che ha il potere di scegliere che tipo di atteggiamento, che tipo di posizione vogliamo prendere a fronte di quello che il teatro esterno sta rappresentando di ciò che di noi non conosciamo. Perché questo è un concetto anche junghiano, il concetto dell'ombra. Ci sono delle parti di noi che sono in ombra, che noi abbiamo rimosso molto tempo fa, perché non andavano bene, perché non piacevano agli altri, perché nella nostra famiglia non erano accettate, ma questo poco importa, semplicemente noi le abbiamo rimosse e non le conosciamo e le proiettiamo all'esterno, le vediamo in ciò che non ci piace del mondo esterno e degli altri. Allora, quando comincia l'incontro con noi stessi, che Jung dice è un incontro assai poco piacevole, perché è l'incontro con quello che non ti piace, quando comincia questo incontro, tu da una parte soffri, ma dall'altra senti che ti stai ricongiungendo profondamente a te, che il tuo spessore è cambiato e questo è fonte di grande felicità. La felicità incondizionata, appunto senza condizioni, è quella di chi riconosce che c'è un valore molto più grande nell'esserci, nell'essere presente e nell'esistere che in qualsiasi altra cosa. Allora qualsiasi cosa accade non è così importante, perché ciò che più conta è lo spazio interiore. Ciò che più conta è che io ho un dentro di me che è assai più profondo e infinito di qualsiasi altra cosa fuori. Allora nessuno ha potere di distruggermi davvero. Niente e nessuno ha potere di farmi stare completamente male e di togliermi che cosa? La mia individuazione, cioè il fatto di poter sentire che io ho un sé che esiste. In quel momento lì io raggiungo una felicità incondizionata, nel senso che io ho dei gradi di libertà rispetto a quello che mi accade. Qualsiasi cosa accada,
io ho facoltà di osservarla e di vedere chi sono io rispetto a quella cosa lì, che cosa di me quella cosa sta dicendo. Allora i parametri di bene e male non sono più così importanti, perché persino una cosa che agli occhi degli altri può sembrare negativa, per me diventa una fonte di contatto con me. E questo accade addirittura anche nelle malattie, ne ho parlato anche nell'ultimo libro. Io ho avuto dei pazienti che sono stati dei grandi maestri, perché in situazioni di malattie anche molto pesanti, facendo un lavoro su di sé, mi hanno detto: sa cosa le dico? Io non so se guarirò da questa malattia, però sa che non importa, io sono felice adesso come non lo ero mai stato prima, perché io mi sono trovato. Una persona mi ha detto: io sono arrivata qua che ero io e sono uscita me. Questo è il senso della felicità incondizionata. Tu smetti di essere un burattino manovrato dagli eventi, qualsiasi cosa accada tu sei tu. E non c'è ricchezza che sia paragonabile a questa, che è una ricchezza interiore. Quindi la felicità è lo stesso nella malattia? Anche nella malattia. Ci sono persone che mi hanno detto: vede, questa malattia è venuta per guarirmi. Anche, ho avuto anche due persone che poi sono morte e che hanno avuto la percezione che se ne sarebbero andate e che mi hanno parlato di questa percezione, e le ringrazio perché mi hanno insegnato moltissimo, e mi hanno detto: io sento che questa esperienza io adesso la devo fare così com'è e va bene così, ma io mi sono trovato. Che è quello che diceva prima Salvatore quando diceva: il veleno diventa farmaco, la malattia diventa benattia, cioè diventa quell'esperienza che seppure nel dolore ti restituisce a te, cioè ti ridà indietro qualcosa che tu prima avevi perso, e cioè la sensazione di esistere. A volte ci vuole persino una malattia per ricordarci che esistiamo. Io mi auguro che anche per esempio una trasmissione come questa e tutta la divulgazione invece faccia sì che le persone si ricordino che esistono prima che si sviluppi una malattia che glielo ricorda. Questo credo che sia il futuro. In fondo, una persona che inizia a fare l'alchimista fin da piccolo ha buone chance di non dover avere necessariamente una malattia per ricordarsi che c'è. Ma per molte persone è stata una fortuna anche quella. Questa è la trasmutazione alchemica di una malattia, che in molti casi porta anche alla guarigione, perché la malattia è un messaggero e nel momento in cui tu recepisci quel significato, il messaggero non ha più bisogno di esserci. In alcuni casi no, c'è comunque poi un esito della malattia non positivo, ma in alcuni casi invece arriva la guarigione, e le persone che sono guarite in modo straordinario sono guarite facendo le cose più disparate, cambio di alimentazione, meditazione, qigong, qualsiasi cosa, ma sono state tutte accomunate da questo salto di coscienza. Tutti i guariti, diciamo, in modo straordinario raccontano questo, cioè che a un certo punto non era più importante ciò che c'era all'esterno, ma era solo importante quello che c'era dentro di loro. Erano felici comunque. Non si occupavano neanche più di che cosa ne sarebbe stato di loro, perché riuscivano a stare totalmente nel presente. Quindi Salvatore, diciamo che si può dire che l'alchimista pratica l'esoterismo o no? Sì, sì. Infatti dal punto di vista ufficiale l'alchimia è una branca dell'esoterismo, alchimia e magia, come accennavamo prima, e poi il risultato esterno dell'alchimia. Per tornare al discorso sulla felicità incondizionata, dal punto di vista alchemico è proprio la capacità di alzarsi la mattina e di non dover sperare che tutti mi trattino bene, non dover sperare che non succeda niente di brutto. Mi alzo la mattina e so che la mia felicità è incondizionata, cioè dipende esclusivamente da ciò che ho sviluppato dentro il mio cuore, dall'aver contattato quella presenza, dall'aver contattato il sé di cui parlavamo prima. Ecco, l'alchimista si è svincolato, in un certo senso, perlomeno, dalle reazioni. Non reagisce più al mondo esterno. Anzi, è il mondo esterno che reagisce a quello che fa lui, e quindi al suo benessere. Non deve più svegliarsi la mattina e aver paura di quello che potrebbe succedere. Perché qualunque cosa succeda, non scende mai sotto un determinato livello di serenità. Salvatore, lei ha scritto una trilogia, no? Abbiamo parlato prima di Illuminazione, penso sia Il risveglio. Poi c'è Officina Alchemica, che è appunto sì, la sperimentazione dell'esoterismo, e La Porta del Mago, che è la parte quella più, diciamo, quella più magica. Sì, quella dove si vede l'effetto esterno, nel senso che il mondo viene considerato come un'ombra, il mondo viene considerato come qualcosa di privo di volontà. Quindi se io voglio cambiare la mia ombra, devo cambiare io. Se io divento più alto, la mia ombra diventa più alta. Se divento più basso, la mia ombra diventa più bassa.
e il mondo è un'ombra, il mondo è un riflesso, non ha potere sul mago alchimista, perché l'alchimista modifica se stesso e modificando se stesso va a modificare qualcosa all'esterno, quindi il mondo è una conseguenza, un effetto collaterale di quello che sono. E quindi ci dica un esercizio o qualcosa che possiamo fare per cambiare questa ombra. Sì, un buon inizio, che non è solo un inizio, perché è un esercizio che sarebbe da fare sempre, è quello di prendersi un quarto d'ora al giorno e in quel quarto d'ora, sempre alla stessa ora, qualunque cosa succeda, devo riuscire a restare presente a me stesso. Devo ricordarmi di me, come dicevamo prima durante l'intervista. Qualunque cosa succeda, non mi faccio prendere i miei pensieri, ma in quel quarto d'ora, solo per un quarto d'ora, io sto centrato su me stesso, mentre agisco. Quindi anche se sto passeggiando, o se vado in edicola, o vado a fare la spesa. Qualunque cosa succeda, chiunque mi rivolga la parola, io contemporaneamente devo cercare di essere presente. Se fallisco, se mi dimentico, non importa, aspetto 24 ore prima di rifarlo. Posso chiederle com'è la sua giornata? Ah, come quella di tutti gli altri, solo leggermente più incasinata. Perché più incasinata? Perché dici così? Perché ho tantissime cose da fare. Però il tutto avviene sopra questo substrato di serenità che resta, anche quando sembra esteriormente che non riesco a stare dietro alle cose, in ogni caso la parte essenziale non viene mai toccata, mai. Davvero interessante. Allora, dobbiamo trarre la conclusione di questa puntata. Ricordiamo appunto i titoli dei libri. Lei ha scritto Anatomia della coppia, Anatomia della guarigione, e poi oggi stavamo parlando del libro ultimo che lei ha scritto, la parte seconda, no, del libro, questa analisi che lei ha fatto dell'aspetto, diciamo, dell'alchimia e delle neuroscienze, e il libro si intitola Anatomia della coscienza quantica. Tiriamo la conclusione? Ma forse la conclusione potrebbe essere, agganciandomi a quello che chiedeva Salvatore, come la sua giornata, io potrei raccontare come termino la mia giornata di lavoro. Quando esco dallo studio, di solito abbastanza tardi, tutto il giorno sono stata la dottoressa Poli. Allora esco, faccio un tragitto a piedi dallo studio a casa, perché per fortuna ce li ho vicini, e faccio questo esercizio che potrebbe essere un altro strumento. Mi dico, io sono nessuno, cioè non sono nessuna di quelle identità che ho agito fino adesso. E in quel momento guadagno una specie di infinito e faccio il tragitto da studio a casa così, e poi arrivo a casa e naturalmente faccio le cose che fanno tutti, ma ricordandomi che sono tutte quelle persone che sono stata e contemporaneamente nessuna di queste. E questo potrebbe essere un altro esercizio che tra l'altro va molto in linea con i temi di anatomia della coscienza quantica, che sono poi quelli del vuoto, della realtà che c'è al di sotto della materia, dell'invisibile, di ciò che non si tocca, di ciò che è al di là dello spazio-tempo, di ciò che non ha tempo. Bene, avete ancora incontri insieme, in futuro? Abbiamo sicuramente... Sì, non sappiamo quando, ma sì. Abbiamo sicuramente in progetto di ripeterli, sì. Anche perché noi due ci divertiamo e anche le persone che vengono, sì, ai seminari sono soddisfatte, quindi... Quindi fate sperimentazione insieme, esatto, in gruppo. Sì. Esatto. Sì, sì, non concordiamo quasi mai niente. Bene. Nasce tutto lì. Un po' così, no? Bisogna saper prendere un po', anche perché poi non si sa mai come le persone che ci sono, quindi ognuno porterà anche la propria esperienza in queste conferenze, incontri. È molto bello vedere proprio quello che dicevamo prima tradotto in pratica, cioè che quando c'è la presenza nostra, ma anche delle persone che arrivano al seminario, si co-creano dei seminari che sono perfetti per quel giorno, per le persone che c'erano, per quello che stiamo in quel momento approfondendo noi. La co-creazione della realtà in stato di presenza è effettivamente quello che accade normalmente. Bene, io vi ringrazio, la ringrazio dottoressa Poli, ringrazio anche Salvatore Brizzi per essere stato qui con noi e aver condiviso la vostra esperienza. Ricordo che la nuova puntata con l'anima, corpo, mente e spirito ritorna di nuovo la prossima settimana. State con noi perché continua il nostro percorso di crescita. Grazie ancora. Arrivederci da...